tutti, sono Cristiano Guarco di 4Bicycle e vi do il benvenuto insieme ai miei due collaboratori tester Francesco Marchese e Marco Rizzo al primo speciale Bike Test di 4Bicycle. Questa vuole essere una panoramica su 13 delle bici più rappresentative del mercato attuale, dal cross country alle EMTB full power, passando per trail, enduro e EMTB light, per ispirare la vostra prossima scelta. Il secondo approfondimento sulle mountain bike provate vede come protagoniste tre bici votate al divertimento e alle prestazioni in discesa, due enduro e una trail bike. Partiamo dall'ultima, Fuel X di Trek, arrivando alla Pedroni Mate, passando per la Merida 160, rispettivamente l'ultima iterazione di una storica tuttofare, una pregiata enduro artigianale made in Italy e la nuova proposta del colosso taiwanese per la disciplina race da poco entrata nel circus della World Cup di mountain bike. Merida 160 in allestimento 6000 che abbiamo provato rappresenta un'eccellente soluzione per il rider di medio livello che vuole alzare l'asticella delle prestazioni nelle competizioni enduro. Merida ha infatti portato sul mercato un mezzo elegante, raffinato e soprattutto molto competitivo. A trave anteriore di 170 mm e posteriore di 171 nella versione mullet provata, c'è anche la 29er pura. Ed è ricco di caratteristiche pratiche per chi vuole gareggiare, tra cui soluzioni intelligenti per il trasporto degli attrezzi e dei ricambi sulla e dentro la bici. Pedroni Mate Team è un enduro valida e super performante, una produzione artigianale con telaio interamente pensato e costruito nella factory emiliana del marchio, che punta al Made in Italy per le specifiche, a partire dalle spettacolari sospensioni Extreme Racing Shocks. È un endurone da gara, 170 mm di travel davanti e dietro, che deve essere guidata con fermezza e decisione, da portare e non per essere portati da essa. Trek Fuel X 9.9 XX1 XS si colloca ai vertici della serie. Al di là del prezzo da gioielleria, è un'ottima bici tuttofare. Geometria efficace in modo assurdo, se proprio vogliamo un'escursione 140 dietro, 150 mm davanti e limitata per le reali potenzialità del mezzo, ma il divertimento è totale. L'ultima iterazione della Fuel X è una trail bike davvero adatta a tutto, con una versatilità da primato. Il terreno di prova è stato Finale Ligure, paradiso del mountain biking, dove abbiamo identificato alcune aree per mettere alle prova tra le nostre bici, in un comprensorio davvero ampio per ogni gusto e livello. Nel dettaglio, le nostre enduro trail bike sono state testate sui sentieri croccanti dal Monte Grosso sopra Pietraligure, sulla adrenalinica sequenza Pino Morto e Cromagnona in Volandia in zona Feglino e sul lungo, vario e sfidante Cacciatore dalla Guardia in Picchiata su Calice. Molti di questi trail sono stati protagonisti di quelle enduro World Series che ormai sono di casa nel finalese. Ci siamo concentrati sugli elementi che caratterizzano ogni bici: design, sospensioni, geometria e dimensionamento delle taglie, specifiche anche in relazione al prezzo, collocazione nella propria categoria e comportamento sul campo, valutando efficienza nella pedalata, comfort, confidenza, sicurezza, divertimento e precisione in discesa. Abbiamo anche azzerato una delle variabili più importanti, in altre parole gli pneumatici, gommando allo stesso modo tutte le concorrenti dirette. Il nostro partner Vittoria ci ha fornito mazza, martello e mota per le categorie trail ed enduro. In questa seconda tavola rotonda parleremo delle due categorie che regalano più emozioni e adrenalina nel riding: trail biking ed enduro. Francesco, cosa pensi della Pedroni Mate? Allora, devo dire che sono rimasto molto stupito da questa bici, non l'avevo mai provata ed ero molto curioso di provare questo nuovo modello. Mi è piaciuto tutto, dal modo in cui saliva e si faceva pedalare, al modo in cui ti portava in discesa, anzi veniva portata in discesa. È davvero leggera e scorrevole in salita e questa cosa l'ho apprezzata tanto, perché ormai le bici d'enduro moderne sono diventate sempre più difficili da far salire. Mentre questa qua, con un'agilità pazzesca, ti faceva subito apprezzare giri molto più pedalati e lunghi. E in discesa, con queste sospensioni, che anche queste non avevo mai provato e mi sono trovato davvero bene, aveva una scorrevolezza e una morbidezza veramente impressionante.
e infatti non vedo l'ora di poterla vedere nei campi gara. Concordo con Francesco sulla Petroni Mate, perché i ragazzi della Factory Emiliana, a partire da Michele Petroni, hanno fatto davvero un lavoro fantastico. Il telaio non solo è bello, ma funziona anche molto bene. Poi avere un allestimento che predilige l'italianità e tantissima roba, le sospensioni Extreme Shocks sono impressionanti per come lavorano bene. Io avevo provato fino adesso solo l'ammortizzatore posteriore, storia, è stato il primo approccio con la forcella era, ma è stato anche quello un feeling quasi immediato. Il tuning non è semplice, però una volta che un aspirante endurista vuole cimentarsi con la disciplina e puntare a risultati importanti, il tempo dedicato alla messa a punto ripaga ampiamente, anche e soprattutto su questa Petroni. Invece Marco, tu come ti sei trovato sulla Merida 160? Sulla Merida 160 6000 mi sono trovato veramente bene, è una bicicletta veramente completa, nel senso che è una bici d'enduro dedicata proprio per il mondo race. L'ho trovata leggera, molto pedalabile in salita, ma soprattutto ottima in discesa, e grazie alla sua escursione appunto di 170 mm davanti, 171 mm di travel posteriore, comunque ti permette di passare su ogni singolo passaggio tecnico anche ad alte velocità, ed è stabilissima grazie al suo baricentro molto basso, e si possono sostenere comunque velocità elevate anche in passaggi abbastanza lenti. Cosa ne pensi di una enduro in configurazione mista per le ruote, quindi 29 davanti, 27,5 dietro? Ha senso, e per chi ha senso? Ha senso sì, per rider secondo me di statura, siamo sulla media tipo 1,70, 1,75, perché comunque è una bicicletta anche molto agile e dipende anche alla fine da che taglia uno comunque ha. E che tipo soprattutto di guida uno poi vuole avere quando scende. Ho capito che su questo dettaglio del avere davanti la 29, dietro 27,5, avevo sempre tanta agilità come bici, e perdevo però un pochino poi nelle alte velocità. Cioè, per quanto il mezzo possa essere veramente stabile, alla fine però vedo che è un po' ballerino. Ok, invece Francesco, cosa pensi degli ultimi trend delle geometrie nel mondo enduro? Le bici sono ancora per tutti o stanno diventando un po' esigenti e quindi richiedono tanto allenamento, tanta dedizione e tanto adattamento? Allora, credo che le bici stanno seguendo l'evoluzione delle gare, che vuol dire che queste bici hanno bisogno di allenamento e di forza per essere portate. Posso dire che a un rider che vuole iniziare a fare enduro non gli consiglierei subito un enduro una pesante e discesistica a livelli estremi come quelle che abbiamo provato, perché queste bici hanno bisogno anche di andare forte per andare bene, è un po' la caratteristica di quasi tutti questi mezzi, e di essere soprattutto portate. Per prendere un mezzo così esigente e non riuscire a portarlo, non riuscire a goderlo, credo che sia anche difficile poterlo capire. Quindi capisco queste bici, perché se si affrontano le gare, queste bici diventano fondamentali per poter avere dei risultati ottimali, ma non le capisco per un amatore e per un mondo più dilettantistico. Tornando alla Petroni Mate, è comunque una bici capace di confrontarsi con altre più blasonate anche nelle gare nazionali e internazionali, o è una bici più da gare, diciamo, locali, tra virgolette? No, allora, io arrivando anche da bici storiche, discesistiche, mi sono trovato subito a mio agio con la Petroni, è stata veramente pazzesca e sono rimasto impressionato. Credo che questa bici avrà grande successo soprattutto nel mondo delle gare, perché come dicevo la colloco in questi enduroni perché hanno bisogno di forza per essere portati e di accattivare nella guida. Sono degli schiacciasassi, ma bisogna
saperli portare, quindi questa pedone la colloco qui in mezzo e secondo me nelle gare sarà più che a suo agio. Sì, il discorso di Francesco ha senso perché queste bici veramente sono per agonisti allenati. Ovvio, non è che anche un amatore o comunque chi è iniziato da poco non ne trae soddisfazione, sono comunque mezzi che regalano divertimento, però la questione è semplice, bisogna impegnarsi per ottenere risultati, ma bisogna impegnarsi anche per divertirsi, perché come guidare una super sportiva, una supercar, non si può avere lo stesso approccio che si ha per andare a fare la spesa, perché altrimenti poi l'appagamento è minimo. Vuoi divertirti, devi aprire il gas. A questo punto entrano in gioco le trail bike. Sono cresciute molto negli ultimi anni, non sono più quelle bici tuttofare che andavano benino in salita e benino in discesa e comunque divertenti da portare per chi aveva un approccio abbastanza tranquillo. Le ultime interpretazioni come la Trek Fuel X che abbiamo provato sono veramente delle bici totali. La Fuel X è stata profondamente rinnovata. Alla fine è davvero la cosa più vicina che possiate trovare tra i due estremi, il meglio dei due mondi, ma soprattutto il meglio di qualsiasi altra trail bike provata finora. Possono sembrare delle parole così campate in aria, ma la realtà è davvero questa. Trek ha proposto un mezzo con una geometria che fino a un paio di anni fa era quello di una bici d'enduro. È vero, sono 140 mm al posteriore, 150 all'anteriore, però l'allestimento permette di fare tutto grazie anche e soprattutto a un telaio davvero solido e rigido, una sospensione posteriore efficace. È vero, noi abbiamo provato un allestimento da gioielleria, però la gamma Trek per la Fuel X è ampia, ci sono versioni in alluminio e in carbonio, allestimenti per tutti i prezzi e quindi per tutti i biker che vogliono iniziare a divertirsi sui sentieri senza sentirsi limitati, perché anche nelle nostre prove nel finalese, anche Marco tu puoi confermarlo, alla fine la Fuel X non ti dà quel gran limite in discesa sui trail più sfidanti. Non ti dà quel gran limite in discesa grazie al fatto delle geometrie comunque molto simili alle biciclette d'enduro. È limitata però nell'escursione, quindi sì, si può far fatica in certi passaggi se si vuole spingere come se avessimo una bicicletta d'enduro. Sì, la questione è più il fatto non di trovare la velocità pura quando vuoi appunto aprire la manetta su un sentiero veloce e sconnesso, ma quello che gli inglesi chiamano il sense of speed, cioè quindi la sensazione di velocità, cioè ti dà quell'appagamento e quel feeling che dici wow alla fine, perché effettivamente non è più la trail bike di una volta, che alla fine devi andare a sceglierti le traiettorie. Esatto. Lo confermi anche tu, sì, alla fine tu punti e alla fine la traiettoria la tieni bene, tieni anche bene la bici. No, infatti è comunque un mezzo molto stabile. Mi piace questa cosa della ruota comunque grande e geometria su una trail bike con una bicicletta leggera, geometria comunque da enduro, e alla fine riesci proprio a sentirti a tuo agio. Questo è tutto, vi invitiamo a mettere mi piace, commentare questo e gli altri video che saranno pubblicati e seguirci sul nostro canale YouTube. State sintonizzati sul nostro sito web e sui nostri profili social. Ciao da Cristiano, da Francesco, da Marco. Mica credi, quello è devastante.